C'è stato un primo concerto in realtà, un primo concerto soltanto in digitale di Drake, se non sbaglio, in cui era soltanto realtà aumentata, lui non esisteva questo concerto. Ci sono Una stati cosa seria. parecchi, soprattutto durante la pandemia, questo tipo di esperimenti si sono moltiplicati all'infinito. Una delle cose più forti a livello di costruzione tecnologica era un concerto di Jean-Michel Jarre, che aveva creato questo concerto che si intitolava tra l'altro come il libro di Sherry Turkle insieme a Massoli, in cui aveva creato il concerto in realtà virtuale, quindi era un concerto completamente con avatar dove gli spettatori partecipavano in realtà virtuale tramite visori, e anche l'incontro con il musicista nel dietro le quinte e l'acquisto del merchandising era tutto in realtà virtuale. No, E esperimenti di questo tipo se ne sono fatti vabbè. tantissimi. C'è chi ha, mi sembra, adesso forse credo che sia Post Malone, ma non potrei sbagliarmi, ha fatto il concerto all'interno di un'ambientazione in realtà virtuale che è dei No, vabbè. Pokémon. Sono stati diversi dentro i videogiochi, che erano accessibili a chiunque avesse accesso al gioco. Spesso e volentieri sono giochi, tra l'altro, free to play, quindi non serve neanche pagare. Ti scaricavi il gioco, ti facevi il tuo personaggio e andavi al concerto. Banalmente, sotto forma di avatar, magari eri un minotauro con quattro palchi di corna ed eri sotto il palco. Una innegabilmente pazzesca. Cioè, nel Interessante senso. questa roba, perché per te è stupendo e per me è una cagata pazzesca. Sono È cose semplicemente diverso il diverse. fatto che non è più bello o più brutto, è soltanto una cosa diversa. Certo. Cioè, secondo me è determinante. Non è questione di. Non è qualitativamente, cioè non è un giudizio qualitativo, è soltanto che è una cosa in potenza che può essere sperimentata, può essere fatta. Per dire, è un'altra artista che sperimenta. Tra l'altro, lei fa delle dichiarazioni pubbliche sull'uso delle tecnologie molto intelligenti. È un'artista Björk, che comunque, tra l'altro, è il non plus ultra della difesa dell'ecologia, della natura, eccetera, però anche molto tecnologizzata. Ad esempio, Björk ha sperimentato delle campagne promozionali dei suoi album stando in Islanda, ma essendo a Londra tramite un avatar, quindi veniva rappresentato in questa maniera. Il problema grosso, a mio modo di vedere, è questo: non credere che una situazione del genere sia sostitutiva.